hanno perso il controllo di muscoli e arti, ma nulla speranza. Per 7 pazienti paraplegici immobilizzati su una sedia a rotelle si è accesa una luce. Stem on. Ok, start message. Coinvolti nel protocollo scientifico chiamato STIMO, i pazienti vengono trattati con la stimolazione elettrica per recuperare forza e sensibilità negli arti paralizzati. Qualcuno è stato capace di muovere qualche passo anche in assenza di stimolazione, hanno spiegato i ricercatori dell'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia che collaborano al progetto con gli scienziati dell'Ospedale Universitario di Losanna. That feeling is great. Che splendida sensazione, racconta uno dei pazienti. Che bello riuscire a camminare dentro il laboratorio. Il neuroscienziato Grégoire Coutin spiega che l'approccio utilizzato si basa sulla stimolazione non continua, ma che segue precisi intervalli di tempo. Il fatto è che il paziente tenta di muovere i muscoli e la stimolazione elettrica attiva la stessa regione del midollo spinale. Questa concomitanza produce la giusta concatenazione. Secondo il team di scienziati, l'elettrostimolazione continua potrebbe infatti bloccare i segnali residui che dalle gambe viaggiano al cervello. Prima dello studio di Losanna, ricerche americane avevano consentito ai pazienti di muovere alcuni passi senza aiuto, ma solo sotto continua stimolazione. Con questo protocollo è la prima volta che i paraplegici tentano di camminare senza lo stimolo. J'ai tendance à utiliser cette image-là. Spesso, spiega Sébastien, utilizzo un'immagine ed è quella di essere bloccati nel fango. Et vous pensez que vous pourrez remarcher? Alla domanda se pensa di essere capace di camminare nuovamente, Sébastien risponde: ci rivediamo tra 3 anni. Lo studio di Losanna apre una nuova frontiera nel trattamento della paraplegia, un territorio ancora tutto da esplorare, ma che può contare su pazienti determinati. Allez, on continue. Take.